testa di quella ragazza è la porta e di fianco a lei c'è dei grumi di sangue. Questo poliziotto pensa che quei grumi di sangue siano materie cerebrali e che la ragazza è morta. Solo a quel punto danno l'ordine di uscire. Ma non è finita. Giustificare quello che hanno fatto, dicono che hanno assaltato una scuola dentro cui c'erano dei bloccati e la dimostrazione di questo, fanno vedere, sono due bottiglie morto trovate nella scuola. Ecco la prova. Altro che 93 persone che dormivano, avevano le bottiglie morto, l'associazione sovversiva. Parte l'indagine dei magistrati contro i 93. Sono accusati ovviamente di associazione sovversiva. Andando avanti negli anni, i magistrati arriveranno a chiudere quella indagine dicendo assolti totalmente i ragazzi, non c'entrano nulla, non hanno neanche opposto resistenza perché dormivano. E parte l'inchiesta contro i poliziotti, perché i magistrati trovano nell'archivio di una televisione privata un filmato dove si vedono i capi della polizia, tutti i più alti in grado che erano a Genova, tranne Andreassi, in cerchio, qui c'ho la fotografia, che mentre prima che le morto fossero state ritrovate, erano in cerchio fra di loro a parlare nel cortile della scuola, tenendo in mano il sacchetto con dentro le morto. E allora il magistrato accusa i poliziotti di aver fabbricato delle prove false e di aver messo loro le morto nella scuola, accusando i ragazzi. E quindi l'indagine cambia, vengono assolti i ragazzi e parte l'indagine contro i poliziotti. Indagine che si concluderà dopo oltre 10 anni, con la condanna di tutti i poliziotti che sono stati riconosciuti. Perché di quelli che picchiavano non è stato riconosciuto uno, perché se tu sei una vittima, per fortuna sei una persona onesta, e dici che un poliziotto ti ha picchiato, ti ha tirato giù, ti ha preso per i capelli, perché questo è venuto e ti ha fatto fare 2 piani delle scale per i capelli dove tu battevi continuamente, eccetera, eccetera. Ma quando ti chiedi chi è il poliziotto, ti fa vedere delle foto, tu come fai a riconoscere che c'aveva il casco e i fazzoletti? E i magistrati vanno avanti a fare indagini, anche se sono da soli, anche se hanno contro tutto il sistema politico. E a un certo punto chiamano a testimoniare l'autista di uno dei camion della polizia. Si chiama perché bisogna dirglielo. Non solo di quelli che hanno fatto delle punterie, anche di quelli che ce l'hanno rimesso nella carriera. Viene chiamato Burgio, autista del camion della polizia. E Burgio dice sì, le molotov erano nel bagagliaio della nostra macchina della polizia, del nostro camion. E a un certo punto uno dei miei capi mi chiama e mi dice di prendere il sacchetto e di portarlo davanti alla scuola. E io ho preso il sacchetto, l'ho portato davanti alla scuola e l'ho consegnato a chi mi aveva chiamato. Il giorno dopo questa testimonianza le 4 ruote della macchina di Burgio sono tagliate. Burgio spiegherà che deve abbandonare la polizia perché c'è contro tutti i suoi per questa testimonianza. Facendo, queste sono persone che dobbiamo curare, sono qui fuori dall'ospedale, qui non siete voi, qui siamo noi responsabili. Niente da fare, le persone vengono prese, trascinate fuori dall'ospedale e vengono portate a una caserma, e la caserma si chiama Bolzaneto. A queste persone non viene data la possibilità di contattare l'avvocato, non viene data la possibilità di contattare i genitori. Io in quel momento faccio una conferenza stampa dove dico noi non sappiamo più dove sono finite circa 200 persone, sono scomparse da lì e a Bolzaneto di tortura. Non le dico io, lo dicono i magistrati, dicono a Bolzaneto sono avvenute delle torture, ma non abbiamo nel codice italiano il reato di tortura, nonostante l'Italia abbia firmato una convenzione internazionale. Io credo che sia difficile dare un'idea di quello che avete. Io vi leggo solo una testimonianza. F.A., una giovane donna di 20 anni. Mi hanno portato a fare la perquisizione corporale. Mi hanno fatto spogliare. Poi si sono accorti che avevo dei piercing anche intimi. Quindi mi hanno obbligato a togliermi. Sono venuti tutti a guardare. Ricordo 5 soggetti, uomini. Pensavo fossero infermieri. Io ho detto che non volevo toglierli. Allora sono venuti. Mi hanno dato una pinza in mano e mi hanno detto o lo fai tu o lo facciamo noi. Quindi è meglio che lo fai tu. Allora me li sono tolti per terra, seduta per terra, nuda, a gambe larghe, con loro che mi guardavano.
difficile trovare, se poi ci rapi tutti sembriamo tutti uguali. Quindi ti perdi e nasce una cosa che è l'anonimia, che produce anonimia di relazione, da cui viene anonimo. Cristo prende e lo mettiamo all'utibere della folla con uno stupratore, assassino, ladro e Barabba. Stupratore, assassino e ladro. E la folla ti sceglie, cazzo, Barabba. Perché anche qua ragionate, probabilmente era meno pericoloso uno che stuprava, belle. Lo stupro valeva meno del rapinare. Era molto più importante per un romano una proprietà che per una donna oggi. Gesù Cristo ha una moglie, ha una compagna, che si chiama Maria di Magdala, no? Maria Maddalena, che in Palestina è per qualcuno, io so che però nell'anno zero in quei territori che viene chiamato per la città di provenienza, se eri per esempio una meretrice o se non avevi, se eri stata schiava, no? Allora non è voglio dire che la Madonna è una gloria, la violenza verbale, ok? Io che Gesù Cristo in terra sta tra gli ultimi degli ultimi, allora che poteva essere la donna di Dio, il massimo di una donna sfruttata, probabilmente poteva essere una prostituta, non è una roba brutta da dire, anzi, se io oggi scendessi in terra perché starei che sono le donne, già le donne sono in una condizione di sfruttamento, che sono le donne più sfruttate, sono quelle che vivono in condizioni marginalità di oppressione massima, oggi indubbiamente la senegalese che contribuisce alla passata, allora cazzo Dio, no? Gesù Cristo in terra è stato distorto. È anticlericale, è antipotere, lo deludiamo, lo portiamo sul Golgota, lo impaliamo, lo torturiamo ancora, per cui passa romano, lo utilizziamo eccetera, lui muore, qua lì potete decidere se mi hanno trafugato il corpo, abbiamo deciso che lui è risorto, sta a voi, eccetera, però quando tu entri in una chiesa, ancora oggi, che hai un'immagine di Cristo morendo, un'immagine, veramente c'è bene, cazzo perché ce l'abbiamo proprio, cioè missili, manichino, no, attaccato alla croce, sanguinolento, con la corona di spine, cazzo, basta solo quello. Invece ogni volta che vedo un Cristo in croce vicino, cosa c'è? Quattro lettere, cioè la tag di Cristo, la moglie, cioè il dirvi. No? Allora... Che abbiamo deciso di mettere in puntata? Per arrivarci, vi abbiamo raccontato delle storie. Questo è il punto di partenza di questa puntata. Questa puntata è stata il punto di partenza di Politermo. Dopo che l'avremo vista, abbiamo modo di commentare. Ok? Posso? Un po' fu questa rivelazione, di dire non è detto che le cose debbano andare sempre nello stesso modo, non è detto che i ruoli debbano essere sempre frizzati, identici, non è detto che queste cose si debbano vedere solo in televisione, non è detto che queste discussioni si debbano fare soltanto fuori dalla scuola, si possono fare anche dentro. Con la logica del non è detto, io poi da quell'autogestione diciamo sono arrivato a fare queste cose. Non è detto che tutti sappiano che cos'è il gioco d'azzardo in Italia. Niente casuale stabilisce il caso, stabilisce se un gioco è d'azzardo o no. Quindi le slot machine sono gioco d'azzardo, perché è un caso se tu schiacci quel bottone per la 749esima volta nel giorno in cui è previsto lo scarico del 5% dell'importo raccolto dalla macchina nelle ultime 9 ore. È un caso, perché se te ne vai un attimo prima, arrivo io, metto 50 centesimi, schiaccio e vinco 3.000 euro. È un caso, è successo per caso. Per caso sono andato in bagno, ho liberato la sedia e arrivato un altro. Per caso ho finito i soldi o sono andato a cambiarli. Per caso passavo di lì con il resto del caffè. Ecco, con questa operazione casuale, in Italia ci sono milioni di persone che si stima si siano ammalate per caso. A poker online. Quanti di voi hanno giocato mai a poker online? Dai, non è veramente rilevante poter alzare le mani perché poco 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, beneficio del dubbio, c'è qualcuno che alza la mano che tanto sulla testa, io ti ho visto, ma non dico chi sei. Insomma, secondo me ci sono molte persone che giocano a poker online e non c'è niente di male. Poi sta a voi capire se sarete i prossimi Fabretti o Giada Fabio o i Fish che vengono. Ma secondo me vi vergognate perché avete scoperto che forse siete i Fish, quelli che vengono scattati. Vabbè, insomma,
la città si era trasformata, chi sta parlando in realtà la città era la stessa, soltanto che nella scritta QLT io non sapevo assolutamente il significato. Nelle mega sale con i vetri oscurati non mi sono mai occupato passando, attraversando la città. Quello è il ceppo, quello è il vaiolo, ed è molto più diffuso del vaiolo. I malati di gioco in Italia vengono soltanto stimati, cioè non esiste una diagnosi, non esiste realmente una terapia, e soprattutto non esiste il medico che possa farla, che spende dei soldi per mandare delle persone nelle scuole a fare la prevenzione, spende dei soldi per mettere all'interno di alcuni ospedali delle equipe di psicoterapeuti. Io ci sono entrato, ne ho conosciuto alcune delle persone splendide, fantastiche, hanno un gran lavoro. Spende dei soldi per fare le campagne di informazione sul gioco responsabile. Questi soldi che spende, permettetemi la semplificazione, sono una parte, quasi il 100% di quello che guadagna, permettendo praticamente a chiunque di aprire una sala slot, una gaming hall, una sala bingo al limite del centro storico, perché c'è a Roma e non solo, nelle città ci sono alcune limitazioni per determinate attività nell'area, hanno una voce di investimento incredibile. E quello è un problema in Italia. Il primato, tra l'altro, della città più ammalata di gioco, sapete chi ce l'ha? Nord, centro, sud, chi dice nord? Alzate le mani, per favore. Secondo voi il primato del gioco d'azzardo è al nord? Ok. Secondo chi il primato del gioco d'azzardo è al centro? Ovvio, con origine romana. Secondo chi? Per eliminazione tutti gli altri dovranno alzare la mano. Il primato del gioco d'azzardo è al sud? La capitale del gioco d'azzardo in Italia è Pavia. Clamore al liceo, scoprono che a Pavia c'è una tragedia. La quantità di soldi che potrebbe spendere una città più grande di Roma, diciamo in proporzione rispetto alle persone che giocano, vuol dire che giocano quasi tutti, e vuol dire che quelli che giocano giocano tanto. È un primato così drammatico che lì sono state convocate addirittura le prime, ci sono dei casi di dei primi cortei dei parenti dei giocatori, cioè sempre guardato al punto finale, cioè agli ammalati di gioco, alle tragedie personali, e troppo poco secondo me a quali erano le regole del gioco per cui poi qualcuno perdeva. E ricordatevi una cosa, che questa è, diciamo, la prima lezione che ti insegna un po' il poker, ma un po' tutto, diciamo, a differenza delle scommesse, che è un sistema proprio finanziario, il poker è un gioco a somma zero. Significa che se poi ci sono, se in questo piatto ci sono, quanti siete voi, quante persone ci saranno qua dentro? 150. Se mettiamo un euro a testa, qui su questo tavolo, e mettiamo 150 euro, alla fine, e giochiamo a poker e vinceremo alcuni, altri no, da questa sala usciranno 150 euro. Qualcuno uscirà con un euro in meno, qualcuno uscirà con 30 euro in più. Il gioco è a somma zero, non esiste una vincita generata da qualcosa che non sia una perdita. Cioè, questa cosa è fondamentale. Se qualcuno sta vincendo è perché qualcun altro sta perdendo. Quindi ogni conoscere le regole del gioco, capirle, decidere se giocare e come giocare, decidere a che gioco giocare, è la prima cosa che dovrebbe porsi l'amministrazione pubblica. Ossia capire che in cambio di quella licenza per aprire un casinò fuori dal viale a Pavia, i soldi che sta generando quell'entrata sono i soldi che quella stessa istituzione dovrà spendere per aprire 5 punti di ascolto, per fare 10 piani di comunicazione nelle scuole, per fare un servizio dedicato di assistenza alle famiglie e per provare a curare il malato in gioco. Tutti questi soldi potrebbero... a tutti. Io voglio riprendere solo
brevemente alcune delle cose che vi ha raccontato ieri Vittorio Agnoletto, per poi passare più specificatamente al tema del quale mi occuperò oggi, che è il tema, diciamo così, della repressione e dei rischi per la democrazia. Io non esito a chiamarli e a definirli così. Allora, vi diceva ieri Agnoletto, o l'altro ieri, adesso non ricordo esattamente quando è venuto qui, che quel movimento aveva dei grandi obiettivi che restano di totale attualità, anzi dovremmo dire sono ancora più attuali di quanto non lo fossero allora, perché intanto nel frattempo, in questi 13 anni, le condizioni generali del mondo e del nostro paese in particolare si sono ulteriormente aggravate. Non solo, ma ci sono, è vero, hanno reclutato, cioè quello che è sulla camionetta, Mario Placanica, quello che viene indicato come lo sparatore, tra l'altro ha cambiato versione 4 volte, adesso poi non è per mettergli la croce addosso, ma è sotto processo per aver stuprato la figlia della donna che sposava. Allora, questo qui ha 6 mesi di permanenza di carcere. Avevano degli esperti di violenza che sono quelli del Tuscania, vecchio battaglione paracadutisti con sede a Pisa, che sono, permettetemi di dirlo, dei fascisti. La dimostrazione che siano dei fascisti ad un PM è che la sera del 20 luglio, alla Foce di Genova, dove erano i canti che si levavano da questa banda indivisa erano 1, 2, 3, viva Pinochet, 4, 5, 6, a morte gli ebrei, 7, 8, 9, il negretto non commuove. E poi che cosa cantavano? La città di Roma. E anche uno sotto processo. E sono quelli che hanno fatto una carica violenta, base della Cassazione, carica violenta e ingiustificata, quella di via Tolemaide. Il movimento aveva tutte queste sfaccettature, i giovani comuni, c'è la parte di sinistra, e anche questa è l'altra cosa. Al governo di destra, tornato al potere a maggio con le elezioni, la cosa che spaventa è il fatto che si siano messi assieme in un grande movimento di contestazione cose così diverse. È l'ampiezza di quello schieramento che va dai centri sociali alle suore di Pax Christi. Le vengono massacrate. Rientrare per la concessione, ringrazio tutti gli organizzatori, Alessandro Conti, una necessità che vede anche su queste... Ma che cazzo parli, sto parlando? E si rompe il naso.
Sandro, come sta andando la cogestione? Parla per gli studenti. Una buona conferenza, anche vivendo tre soldi. Sta andando bene. Sta andando bene. Sì. La riprendo. Andiamo in quarta G. La gente quinta G. Video cogestione. Salutate. Un saluto per video cogestione. Un saluto. Vado insieme. Ciao ciao. Noi eravamo di qua una volta. Ci hanno spostato nel 5. Come si sta meglio? Di qua o di qua? Di qua si sta meglio. Viva il 7. Un saluto. Bella raga. Saluta i rappresentanti. Facciamo un saluto. Bella Ale, bella... Non sai chi sono. Bella Ale, bella Daniel, bella Camilla, bella Tommaso. Grazie alla cogestione. È stato ma corto. Come sta andando? Bellissimo. Ma non c'è nessuno qua adesso. Ti devo fare stretching. Dobbiamo correre per la GoPro. Bella. Vuoi ringraziare? Sì, grazie ragazzi per questa fantastica cogestione, grazie mille. Vabbè, lui siete parlando, i nostri eroi. Sta parlando, è contento, sei contento lui. Parla da solo. Si sente soddisfatto. Un ringraziamento ai rappresentanti. Grazie ai rappresentanti per questa fantastica cogestione che ci ha permesso di vivere in comunità tra noi alunni. Si sbanda e chi comanda fa solo demagogia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. Non vedo nessuna via, una pseudodemocrazia. È roba vostra, è cosa nostra, ma non certamente mia. Un cognome che è un programma. Antonio Manganelli, capo dell'arma. Già questo è un dramma. La volante passa e minaccia. Basta un lampeggiante acceso e si ribalta la piazza. Le colline hanno gli occhi, chiaro. Ma anche naso, bocca, orecchie, le manette appese a un lato. Mi sento circondato, mezzo imparanoiato. Da un pezzo so trattato molto peggio del peggio ladro. La per cui sei in curva e non ti passa. La per cui sa bene la curva, frena a mano a 180. Non è per fare il gangsta o robaccia simile. Hanno passato il limite, gridiamo in coro basta. Vedo solo militari, vedo solo militari, vedo solo militari, finanziere e caschi blu. Sono in para, fanno a gara, sono in para, fanno a gara, sono in para, fanno a gara. Chi pesta di più? In tutti questi anni io li ho visti tanti morire per mano di chi dovrebbe controllarci. Questo è per tutti quanti. Il bel paese, divise intrise di sangue innocente. Piange la mia gente mentre il vostro agente mente ride. Cazzo ride. Butta le armi e prova a incastrarmi. Vin Diesel, come siamo messi? Ci chiamano ribelli se nei dischi raccontiamo il vero, vero che voi siete maestri, professionisti dei manganelli. Lo cantava già De André. Quanta rabbia ho dentro quando penso a Federico, che manco ero suo amico, soltanto sentito le strati di uno di quei quattro infatti. Abbiamo bastato di tutto. È bastato, cani, io mi imparanoio, ma per voi è un gioco. Il gatto contro il topo, ma le trappole le trovo. Noi chiediamo poco, finché non siamo liberi, rispettiamo solo i vigili del fuoco. Vedo solo militari, vedo solo militari, vedo solo militari, finanziere e caschi blu. Sono in para, fanno a gara, sono in para, fanno a gara, sono in para, fanno a gara. Chi pesta di più? In tutti questi anni io li ho visti tanti morire per mano di chi dovrebbe controllarci. Questo è per tutti quanti. Vedo solo militari, finanziere e caschi blu. Sono in para, fanno a gara, sono in para, fanno a gara. Sono in para, fanno a gara, chi pesta di più?
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly, you're still